Allora, quali sono gli obiettivi per questi mesi che ci separano al congresso? Ma io penso che la nuova fase che si apre oggi con l'Assemblea regionale fino al congresso ci deve vedere impegnati su due obiettivi. Uno ovviamente è quello di preparare il PD al congresso nazionale a tutti i livelli quando si svolge. Il secondo riguarda l'agenda politica del governo regionale e del quadro politico del paese che attraversa una recessione ancora molto acuta. E noi abbiamo delle questioni che sono dirimenti nella nostra regione e per le risorse umane che rappresentiamo come PD della Toscana possiamo giocare un ruolo fondamentale nella discussione a livello nazionale. Noi abbiamo posto al governo nazionale tutta una serie di questioni della nostra regione e che ovviamente sono dirimenti per uscire dalla crisi, sia dal polo siderurgico, sia la questione del gruppo Finmeccanica, sia la questione delle piccole e medie imprese, le politiche verso i giovani per l'occupazione come già del resto la regione toscana ha avviato negli ultimi 2 anni e mezzo. E poi ovviamente ci sono questioni che riguardano più noi, e c'è la legge regionale sull'urbanistica, il piano regionale sanitario che va fatto quanto prima e soprattutto, come ho detto anche in questi giorni, di fare un nuovo patto per lo sviluppo tra categorie economiche e sindacati per il lavoro svolto anche negli ultimi 2 anni nel finalizzare le priorità sulle quali la nostra regione può far uscire la crisi e soprattutto impostare un nuovo modello di